Buonasera a tutte e tutti, e grazie per essere qui con noi stasera. Probabilmente stasera, prima di iniziare, vi dobbiamo una presentazione, qualcuno di voi ci ha chiesto cos'è Bologna Fortunata Justice. Prima vorrei dedicare un minuto a ringraziare il Centro Sociale della Pace che ci ospita e quindi ci permette di fare questa nostra prima iniziativa pubblica. E poi i nostri ospiti Anna Clara, Chiara, Luca e Luca, che oggi sono con noi e quindi ci aiuteranno a discutere del tema che vi abbiamo proposto per questa sera, ovvero del legame che esiste tra la crisi climatica e le grandi opere, ma anche del ruolo che possono avere le mobilitazioni territoriali. Un paio di minuti prima di presentazione, vi dicevo, io mi chiamo Marco, assieme ad altre persone a settembre abbiamo deciso di costituire Bologna for Climate Justice. Bologna for Climate Justice è per il momento un gruppo informale, è un gruppo informale aperto ed è un gruppo che come dire, è nato perché sentivamo l'esigenza di aggiungere una voce in questa città e di aggiungere una voce che parli il tema, che provi ad approfondire il tema della giustizia climatica. Lo vogliamo fare perché pensiamo che quella della crisi climatica sia la sfida più grande che l'umanità abbia mai affrontato, ma che è una sfida non solo ambientale. Non crediamo che sia sufficiente salvare il pianeta, anzi pensiamo che il pianeta probabilmente si salverebbe anche meglio senza di noi. Crediamo che sia invece necessario cambiare il sistema in cui viviamo, cambiare il modo in cui viviamo, costruire un mondo più giusto, appunto giustizia climatica, in cui le risorse siano redistribuite, in cui l'impegno di tutte e tutti sia per un fine collettivo e comunitario e non per il profitto. Quello che vogliamo provare a fare è portare questi temi, che già sono portati in realtà da molte altre realtà in città, dicevo appunto aggiungere una voce, metterci insieme alle tante e ai tanti che già in questa città si mobilitano su queste questioni e che appunto si oppongono al contrario, ovvero alla cementificazione, alla devastazione del territorio, all'uso del territorio al solo fine del profitto. Lo vogliamo fare cercando di proporre un approccio radicale. Nel nostro sito abbiamo scritto: non ci sono più le mezze stagioni e allora non possono esserci più nemmeno le mezze misure. Non crediamo sia il tempo delle mediazioni, crediamo sia il tempo delle soluzioni, e crediamo che per trovare soluzioni alla crisi che l'umanità sta affrontando ci vogliano scelte decise, radicali appunto, e di forte cambio di direzione. Per questo, tra le altre cose, e credo sia chiaro dallo striscione che abbiamo alle nostre spalle, per quanto riguarda questa città, una delle prime cose a cui guardiamo è il tema del passante, perché crediamo che il passante sia appunto, rappresenti tutto ciò che noi oggi vogliamo evitare, e stasera avremo modo di discutere e di approfondirlo, quindi non vado oltre. Ciò detto, credo, non spendo altre parole, anche perché sarebbe un peccato sprecare il tempo per cose che a Bologna ci possiamo dire anche dopo l'incontro o che potete trovare nel nostro sito, nel manifesto che abbiamo scritto. Questa sera abbiamo invitato Anna Clara, che è del Comitato No Grandi Navi di Venezia, abbiamo invitato Luca del Movimento NOTAV e abbiamo con noi Chiara e Luca che sono di Aria Pesa, perché vogliamo appunto approfondire questo tema delle grandi opere e legate al cambiamento climatico. E lo proveremo a fare con alcune domande, ovviamente ci sarà spazio anche per vostre domande, interventi eccetera, quindi cerchiamo di, vorremmo come dire, avere un dibattito abbastanza dinamico per poi poter anche aprire un confronto. Vorrei iniziare con Anna Clara, se sei d'accordo, chiedendoti questa cosa. Come dire, voi a Venezia da anni vi opponete alla presenza delle grandi navi da crociera in laguna, eppure molti dicono, sostengono che quel settore turistico, quel traffico di navi permetta poi alla città di avere lavoro, ricchezza, eccetera, eccetera. Ci racconti meglio perché appunto è nata ed è cresciuta un'opposizione alle grandi navi e anche poi quali sono le ragioni di fondo, anche ambientali ma anche sociali, per le quali vi state battendo contro le grandi navi in laguna e quali sono finora i risultati della mobilitazione.
Allora, anzitutto buonasera a tutti e tutte e ringrazio vivamente appunto per l'invito. Proverò ad essere estremamente sintetica, anche se la domanda potrebbe farmi parlare a ruota libera per penso un paio d'ore almeno. Dunque, il Comitato No Grandi Navi è nato quasi 10 anni fa, nasce nel 2012, nasce un po' sulla scia di quella che era stata l'esperienza precedente del movimento contro il Mose, una delle prime grandi opere inutile e dannose sul territorio italiano, e nasce appunto in realtà in una forma molto ridotta. La prima assemblea contava qualche decina di veneziani e di veneziane che iniziano ad interrogarsi su quale tipo di contraddizione la crocieristica navale rappresenti in una città come Venezia. E le risposte in realtà sono molteplici, perché da un lato c'è l'aspetto più puramente, diciamo, ambientale o comunque di impatto effettivo sul territorio, che è enorme. Ciascuna nave inquina mediamente come 24.000 automobili accese, una singola nave. Considerate che nei weekend, nelle settimane da aprile a novembre, ne passano decine ogni settimana, quindi avete un rapido calcolo del tipo di impatto in termini di inquinamento aereo di ciascuna di queste navi. C'è un impatto poi che riguarda invece i fondali. Venezia è stata costruita, sopravvive da 1600 anni, essendo costruita direttamente sul fango fondamentalmente. Le fondamenta in legno affondano in questo terreno argilloso. Il passaggio di queste navi provoca un movimento vero e proprio di questo fango, per cui la città lentamente sprofonda. Ovviamente questo tipo di fenomeno non è dovuto solamente al passaggio delle navi, però le navi hanno una grande responsabilità da questo punto di vista. Solamente che appunto di fianco a queste considerazioni più macroscopiche, più evidenti di quali sia l'impatto ambientale di ciascuna nave sulla laguna di Venezia, se ne affianca un altro, perché Venezia è una città piccola. La superficie, veramente, se uno attraversa la città da un capo all'altro impiega più o meno un'oretta. È una città che non può crescere, perché appunto è un'isola, quindi per definizione ha uno spazio urbano limitato, che accoglie un determinato numero di aggregati urbani, cioè più case di così non ce ne possono stare, ed è una città che è invasa letteralmente dal turismo. Ora, la nostra non è una battaglia tout court contro il turismo, e qui cerco anche un po' di entrare nel merito di quello che chiedevi tu, Marco. Però è anche vero che se ad oggi la città conta più o meno 50.000 abitanti, risulta abbastanza evidente che un afflusso turistico di 30 milioni di persone all'anno sia del tutto squilibrato con quelle che sono le capacità effettive di ricezione, di accoglienza di quella città. E il turismo ha completamente cambiato l'aspetto e l'assetto urbano della città di Venezia, sotto un miliardo di punti di vista. Da banalmente i servizi che sono presenti, non esistono servizi per i cittadini in quella città, tutto è calibrato appunto sulla base di quelli che sono i bisogni del turismo. Non esiste un lavoro qualitativamente dignitoso, per cui c'è un'università tra l'altro abbastanza fiorente, florida, ma è un'università che non produce posti di lavoro per locali, cioè che non dà sbocchi lavorativi sullo stesso territorio, per cui chi sceglie di studiare a Venezia inevitabilmente in un modo o in un altro portato o a lavorare per il turismo oppure ad andarsene. E tutta l'economia appunto che si è andata sviluppando soprattutto negli ultimi decenni è stata basata sulla cosiddetta monocultura turistica, per cui dal tipo di botteghe che ci sono al tipo di offerta ricettiva, tutto è calato su quelli che sono i bisogni del turismo di massa. Il crocierismo ha un impatto particolare da questo punto di vista, perché ovviamente il crocierista è un turista che non soggiorna almeno di notte nelle strutture alberghiere, è un turista che non consuma pasti nelle strutture appunto nei ristoranti e quant'altro, è un turista di passaggio, un turista che fa parte di una massa, perché ciascuna nave normalmente porta più o meno 4, 5, 6 mila persone, e da qui se ne deduce abbastanza facilmente che appunto l'introito economico che queste navi portano è assolutamente, come dire, non commisurabile all'impatto che hanno effettivamente direttamente e indirettamente sulla città. Negli ultimi anni, vero è che una delle più grandi accuse che è stata mossa al Comitato No Grandi Navi è sempre stata quella di dire sì, voi siete contrari a questo tipo di dinamica, dopodiché
il crocerismo crea posti di lavoro. Qui la sto veramente tagliando con l'accetta perché non voglio rubare troppo tempo. È vero, il crocerismo sicuramente crea dei posti di lavoro, credo però, e crediamo però, che alla luce di quel macrosistema, di quella lente che è quella della crisi climatica, uno dei temi più urgenti da affrontare in questo periodo sia che tipo di lavoro. Il lavoro deve essere sostenibile oggigiorno, cioè non possiamo girarci intorno. Qualche settimana fa ascoltavo un intervento ad un'assemblea di un rappresentante sindacale della GKN che raccontava appunto come tutta la loro battaglia, insomma la loro lotta, e lui diceva: noi ci siamo posti il problema di dire ma è giusto batterci per mantenere un lavoro che da un punto di vista ambientale non è assolutamente sostenibile? E lui dice: da un lato sicuramente sì, perché abbiamo bisogno ovviamente di un reddito, abbiamo delle famiglie e abbiamo diritto ad una vita degna, dall'altro lato per noi è essenziale trovare una saldatura con quelli che sono movimenti climatici, proprio per riuscire a superare, no, quella che per tanti anni c'è stata descritta come la contrapposizione lavoro-ambiente, per cui di fatto si è costantemente sotto ricatto. In una città come Venezia questa cosa è estremamente evidente, per cui sì, effettivamente il crocerismo crea dei posti di lavoro, ma qualitativamente sostenibilmente e da un punto di vista della sostenibilità, questi posti di lavoro sono difendibili? E la risposta inevitabilmente è no, il che non significa che vada smantellato un settore e lasciato andare in malora ovviamente, ma significa proprio quello che dicevi tu, c'è bisogno di una redistribuzione delle ricchezze, c'è bisogno di una riconversione e di una transizione energetica ed ecologica, per cui effettivamente tutto quello che viene impiegato nel settore cantieristico e ancora di più nel settore turistico dovrebbe semplicemente essere riallocato in una qualche misura, no? Cioè questo è un tema estremamente, come dire, impellente e urgente, che non, che appunto non accetta mezze misure in questo momento. Dopodiché ovvio è che usarlo come bandierola, no, per svilire una lotta che in realtà tra l'altro ha parzialmente vinto è un meccanismo politicista insomma alquanto estraneo dalle nostre logiche, non so come dire. Quindi ripeto, vado veramente a cercare appunto di stringere il più possibile. Sì, c'è un problema legato al lavoro, quantitativamente parlando non stiamo parlando di unità così numerose, anche perché nell'ultimo anno abbiamo visto le manifestazioni pronavi appunto lanciate da chi sosteneva di voler tutelare il reddito di queste persone, e si contavano sulle dita di una mano sostanzialmente partecipanti, quindi c'è anche un po' questa bandierola che è stata a lungo agitata, ecco. Sicuramente è uno dei temi più urgenti da affrontare e soprattutto per la salvaguardia del futuro di Venezia. In questo momento appunto Venezia, poi magari entreremo più nel merito più avanti nella discussione, la città insulare non vede più il passaggio alle grandi navi, il turismo alla luce della pandemia è stato profondamente ridimensionato, banalmente per le limitazioni alla mobilità. Questa cosa ha messo in luce la fragilità del sistema economico, produttivo e di sviluppo su cui negli ultimi decenni quantomeno è tra virgolette cresciuta Venezia, per cui ecco, proprio per evitare di scendere a compromessi eccetera, in questo momento una riflessione su quale possono essere delle prospettive reali è quello che serve ed è quello che ci auspichiamo appunto anche ovviamente a partire da noi, dai movimenti, ma che in generale diventi un po' il centro della discussione, il focus centrale, ecco, spero di aver risposto. Grazie. Questa cosa della contraddizione tra... Sì, metti il cappuccio. Sembra strano. Questa cosa della contraddizione tra ambiente e lavoro è una cosa abbastanza ricorrente, no? Nel senso, ogni volta che si dice ma dobbiamo difendere questo territorio, ci sono i posti di lavoro da tutelare, senza tenere in considerazione che se, come dire, non troviamo delle soluzioni
urgenti che chiaramente tengano conto anche di di quelle persone che lavorano, tra 30 anni probabilmente 40 posti di lavoro non ne avremo più. Passo alla Val di Susa perché c'è un'altra contraddizione che spesso emerge, è emersa anche qualche giorno fa in un commento a un nostro post, no? Nel senso che noi abbiamo, come dire, pubblicato queste iniziative e c'è chi ci ha chiesto, e te lo chiedo così lo approfondiamo, ci ha detto ma io faccio fatica a capire come si possa essere contemporaneamente contro il passante e contemporaneamente contro la TAV, perché tutto sommato la TAV è un treno che porta merci, che va elettrificato, eccetera eccetera, quindi perché sono più di 30 anni che state a far presidi in valle? Ce lo racconti in pochi minuti? Ve lo racconto in pochi minuti, cerco di allacciarmi perché tante considerazioni sono praticamente identiche. Anch'io mi ringrazio per l'invito e sono molto contento di essere qua. Dopo vi dico ancora un paio di cose, ma rispondo subito a questa domanda. La ragione è molto semplice, il treno esiste già. C'è già un treno che fa Milano-Parigi, che passa dalla Val di Susa, fa Milano-Torino-Lione-Parigi. Certo, non va velocissimo nel tratto della valle, ma deve attraversare le Alpi. Non è così, diciamo, incredibile che vada un pelino più piano. Tenete presente che anche l'alta velocità più importante che abbiamo in Italia, che è quella che va da Milano a Roma, non fa i 300 all'ora a tutti i momenti, In alcune lunghe tratte della sua linea non ce la può fare per ragioni di sicurezza, per ragioni dinamiche, soprattutto quando attraversa la montagna, che in questo caso è l'Appennino. Quindi la ragione principale è che quest'opera è inutile. Cerco anch'io di essere telegrafico. Le ragioni sostanziali per cui da 30 anni ci si oppone a quest'opera sono sostanzialmente quattro. La prima è che è inutile. C'è un treno, esiste già. Ci sono dei documenti ufficiali anche di RFI che sostengono che l'attuale linea che è stata riammodernata, l'attuale traforo che è stato riammodernato e allargato, sono sottoutilizzati, documenti ufficiali. La seconda ragione è che è un'opera costosissima. Secondo la Corte dei Conti francese, qualora si dovesse fare tutta la Torino-Lione, e siamo molto lontani, ma moltissimo lontani, la Corte dei Conti francese la valutò in 26,6 miliardi di euro completamente pubblici, italiani, francesi, europei, e lo stesso già 4-5 anni fa, ultimamente l'ha rivalutata a oltre 30 miliardi, quindi sono un sacco di soldi pubblici. La terza ragione è che è ambientalmente devastante. Allora mi concentro su questo aspetto, il fatto dell'ambientalmente devastante, e come dire, dico adesso una cosa che dovevo dire all'inizio. Di mestiere io faccio il guardiaparco, lavoro in un parco e sono finito dentro questa storia perché qualche anno ormai, moltissimi anni fa, in quella che è stata poi nominata in maniera ufficiale come commissione tecnica per la Torino-Lione, serviva un naturalista, uno che sapesse distinguere un cervo da un larice. E quindi ho fatto tutta una serie di giri, sono venuti a pescare me. E io mi ricordo benissimo quando mi chiesero se volevo far parte di questo gruppo che comprende professori del Politecnico, fisici, esperti di trasporti, eccetera, dai quali in tutti questi anni ho imparato un sacco di cose. La mia risposta è stata sì, ma prima studiamo le carte. E una volta che studio le carte, se mi sembra che sia un'opera sbagliata, ci sto, altrimenti no. Ho studiato le carte e l'opera è sbagliata sotto tutti i punti di vista. Perché ambientalmente devastante? Ma la ragione, anche qui, andando proprio veramente all'asciutto, è diventata evidentissima, lo era già 30 anni fa, ma è diventata evidentissima negli ultimi anni. Banalmente, da progetto, siccome l'opera non è ancora stata costruita, siccome l'opera non è progettata se non per il tunnel sotto le Alpi di cui si discute da tantissimo tempo, che non è ancora stato costruito, però solo per quella roba lì, sui documenti ufficiali c'è scritto che da qui a 15 anni, da qui ai prossimi 15 anni, verranno emesse 10,5 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti. Punto. Allora, questa è un'opera che è in perdita dal punto di vista degli orizzonti che ci siamo dati, non sto a guardare prima o dopo. Secondo elemento, ve ne dico solo due,
emette CO2 in maniera spropositata, consuma acqua in maniera spropositata. Ne abbiamo avuto un esempio in una galleria di servizio, tra l'altro, poche settimane fa, gli sono saltate le pompe idrauliche e sono andati un po' a mollo finché non sono riusciti a rimettere a posto la situazione. Si parla, secondo, ripeto, i documenti ufficiali, di venute d'acqua dell'ordine delle centinaia di litri al secondo. È stato calcolato perdite di acqua equivalenti al consumo annuale di una città da 1 milione di abitanti. Allora, se anche tutto questo, tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, cioè quando questa cosa è nata, poteva avere un vago, poteva vagamente essere sopportata, oggi solo queste due cose dovrebbero portare tutti a dire: sarà il caso che ci fermiamo un momento. Perché la ragione è analoga a quella che ricordava Maria Clara poco fa. Cioè, si dice, è vero, c'è un impatto, i documenti sono chiarissimi, l'impatto c'è, è stato valutato, è stato anche approvato dai competenti organi di controllo. L'impatto c'è, ma in futuro, siccome guadagneremo così tanto dal punto di vista ambientale, adesso paghiamo, diciamo, adesso andiamo in perdita e poi guadagneremo. Peccato che tutte le previsioni che sono state fatte dai proponenti sull'ipotetico guadagno, siccome sono cominciate nel 1992, abbiamo la possibilità di vedere cosa avevano previsto per il 97, per il 2003, per il 2010, per il 2015. Non ne hanno azzeccata una, poverini, da un certo punto di vista sono anche un po' sfortunati. Questa cosa poi che abbiamo tantissimi tir, quindi il guadagno del treno, per ritornare alla battuta iniziale, il guadagno del treno è molto buono, perché un treno merci porta l'equivalente tra i 26 e i 40 camion in parallelo, è sicuramente vero, nessuno lo nega. Tra l'altro la Val di Susa è una valle di ferrovieri, la grandissima parte degli anziani componenti il movimento NOTAV sono ferrovieri in pensione, quindi è gente che ha una competenza specifica e ce la insegna continuamente. Il punto però che devo bilanciare, non è fra un treno che esiste oggi e un camion che esiste oggi, quale delle due modalità è migliore? Non c'è dubbio, è quella del treno. Ma se io il treno lo devo ancora costruire, e se poi decido di costruirlo ad alta velocità, quindi con tutta una serie di standard e di parametri molto più costosi, molto più performanti, eccetera, eccetera, allora se comincio ad abbassare moltissimo quello che poi sarà il guadagno. Chiudo questo primo giro con una battuta, che però non è una battuta, ne avrei tante, ma vi dico solo questa. Guardate che tutto il sistema dell'alta velocità in Italia, che oggi è sostanzialmente Torino, Milano, Salerno, più dei pezzettini che vanno verso Venezia, anzi di battute ne dico due. Uno, è stato pensato copiando un modello francese, ma il modello francese, il TGV, è adatto al territorio francese, che ha una grandissima città che è Parigi, una dozzina di altre città sparse per la Francia un po' importanti, ha una distanza buona per una linea ad alta velocità, 200-300 km, in mezzo niente di paesi piccolissimi e praticamente nessuna montagna. Buona idea. L'Italia è completamente fatta diversa. Primo, siamo pieni di montagne, tutte le volte che decidiamo di andare da una parte all'altra dobbiamo bucarne una. Ma secondo, noi non abbiamo solo Milano e Roma, noi abbiamo tutta una rete in mezzo. A me colpisce molto, perché il treno che sono stato costretto a prendere io oggi per venire a Bologna non ha fermato a Piacenza, Reggio Emilia, Modena e Parma. Certo che è andato veloce fra Milano e Bologna, non si ferma, a parte che si è fermato perché aveva un problema oggi. Il giorno che siamo andati a un certo punto a Piacenza, ha preso la linea ordinaria, però si sono scusati e forse ci daranno il rimborso. Il giorno che faranno l'alta velocità che va da Milano a Venezia completa, ma gli amici di Brescia, di Vicenza e di Padova o di Verona non penseranno mica che il treno si fermerà lì? Perché il treno per entrare a Bologna a 300 all'ora comincia a frenare a Reggio Emilia? Perché le dinamiche sono quelle. Allora, primo, abbiamo scelto un modello che non è il nostro.
Vengo da un territorio in cui questo tema qua, quello del territorio dei ferrovieri, suscita rabbia e commozione, perché moltissimi spiegano che noi l'alta velocità che andava bene per l'Italia ce l'avevamo già. Si chiamava pendolino, era un'eccellenza dell'ingegneria ferroviaria italiana che andava forte, non fortissimo, ma andava forte sulle linee esistenti, teneva le curve. Poi però quello l'abbiamo venduto, e faceva parte del, diciamo, del know-how della famiglia Agnelli quando ha venduto tutta quella parte lì della Fiat Ferroviaria e tutto il resto, l'hanno venduta ai francesi di Bombardier e della Alstom, i quali continuano a vendersi il pendolino in giro per il mondo, perché è una bella idea, non è una cattiva idea. L'ultima considerazione che devo fare è che questo modello di linea ad alta velocità, tutte, compresa la Milano-Roma, la Milano-Roma-Napoli, è stato costruito spendendo un sacco di soldi, perché è anche un modello ad alta capacità, non è solo AV, è anche alta capacità. Quindi in teoria è costruito per far passare sul serio sopra anche dei treni merci. Tralascio tutto il tema che sarebbe interessante dal punto di vista tecnico sul fatto che le linee ad alta velocità passeggeri non sono compatibili con le linee merci, perché un treno merce più lento danneggia la linea, eccetera, eccetera. Ne parliamo poi secondo in un altro passaggio, se vi interessa. Ma il punto sul quale richiamo la vostra attenzione è che quindi noi, se volessimo, ed è qui, diciamo, il tema del fatto che noi ci sentiamo imbrogliati da chi ci propone un'opera di questo tipo, e quindi il livello di arrabbiatura della gente è altissimo. Perché? Perché se è vero che da Milano a Roma c'è già una linea ad alta capacità che funziona, mi spiegate perché non c'è un solo treno merci che ci passa sopra? Eppure di fianco a quella linea ad alta velocità fa Milano e Roma c'è Ronco Bilaccio, Barberino del Mugello, che tutti noi sentiamo tutte le mattine in onda verde, tratto più intasato dell'autostrada italiana. Ronco Bilaccio, Barberino Mugello, di fianco l'alta velocità che potrebbe portare i treni merci non ne porta uno. Allora la Val di Susa ha un po' l'impressione di essere da 30 anni presa in giro e quindi si arrabbia. Per adesso mi fermerei qua, spero di avere almeno in parte risposto. Grazie Luca, credo tra le tante cose che ci hai detto ce n'è una che mi sembra importante da sottolineare, no? Nel senso che a un certo punto ci hai spiegato che sì, certo, tra X decine d'anni ci sarà un vantaggio ambientale, ma che adesso dobbiamo andare a debito, ed è un po' quel modo di fare che ci continuiamo a trascinare dietro, per cui il nostro lusso di poterci muovere più veloce eccetera lo facciamo pagare alle prossime generazioni, a cui lasciamo emissioni che poi loro dovranno in qualche maniera vedere se riusciranno a compensare, se nel frattempo questo pianeta non sarà già andato a rotoli. E probabilmente questa è anche una questione che viviamo a Bologna, e qui passiamo al tema del passante. Nel 1988 le amministrazioni locali, quindi l'allora provincia, poi il comune, la regione, eccetera, dissero che bisognava assolutamente allargare l'autostrada tangenziale di Bologna, perché bisognava adattarla all'aumento di traffico. E quel tentativo non passò perché ci fu una specie di sollevazione popolare. Perché già allora, 1988, era evidente a tutti, a tutte le persone di buon senso, che allargare un'autostrada in mezzo a una città non era assolutamente sostenibile dal punto di vista ambientale e dal punto di vista della salute delle persone. Di fronte a questa specie di sollevazione popolare, il sindaco a un certo punto disse no, basta, ragioniamo, pensiamo a qualche altra soluzione, e quel progetto fu abbandonato, 1988. E qualche anno dopo ci fu un'altra proposta, non più allargare l'autostrada in mezzo alla città, ma fare un passante nord. Questa proposta è nata attorno al 2002 ed è figlia di un secondo tentativo di allargare l'autostrada in mezzo alla città, che risale a qualche anno prima.
questo progetto di ulteriore allargamento ebbe la procedura di via favorevole, la valutazione di impatto ambientale nel 2000, che disse sì, va bene, si può allargare. Ma anche lì successe che non tutti erano d'accordo e in particolare non era d'accordo la provincia di Bologna, perché aveva in mente altri piani. Gli altri piani erano quelli di favorire lo sviluppo della città, l'espansione della città a nord e l'espansione di tutti quei territori che sono a nord appunto della città di Bologna. E quindi nacque questa proposta di fare il passante nord, proposta che entrò nei piani della regione, della provincia. Se voi guardate il piano territoriale di coordinamento provinciale, che è ancora vigente oggi, comprende il passante nord. Quindi insomma si pensò di portare l'autostrada molto fuori. Nel frattempo si disse, va bene, visto che abbiamo comunque provato l'allargamento, facciamo un piccolo allargamento locale, la terza corsia dinamica dell'autostrada, e poi nel frattempo ci metteremo d'accordo per fare questo bellissimo passante nord. Nel 2016 arrivò il sindaco Mero al suo secondo mandato, che disse no, passante nord non va più bene, perché c'era stata l'opposizione dei comuni della cintura che non gradivano questo progetto per svariati motivi, e quindi disse no, non si fa mica più il passante nord, facciamo il passante di mezzo, e arriviamo finalmente al passante di mezzo che noi affettuosamente chiamiamo gassante di mezzo, che consiste appunto nel portare l'attuale tangenziale autostrada o, per chi non lo sapesse, la tangenziale autostrada è quella cosa che parte da San Lazzaro di Savena, quindi l'innesto della A14, l'autostrada che viene da Rimini, attraversa Bologna a nord, con un bel curvone a nord, intercetta la A13 esattamente a nord di Bologna, quella che va verso Padova, e poi va a intercettare la A1 a Borgo Panigale e a ovest di Bologna. Attualmente è a 12 corsie. E il progetto prevede di portarla a 16, quindi 4 corsie in più, tranne il tratto centrale dove diventerà a 18 corsie. Ora, 18 corsie, io credo che nemmeno a Los Angeles ci sia un'autostrada a 18 corsie. A Bologna evidentemente sì, calcolate che Los Angeles ha svariati 1 milione di abitanti, Bologna ne ha 400.000. Questo diciamo per fare l'estremo riassunto del come è andato sul passante di mezzo. Perché ci opponiamo noi al passante di mezzo? Per tantissimi motivi. Uno è sicuramente quello dell'inquinamento atmosferico e acustico. Sul passante attualmente, cioè in realtà non più attualmente, al 2016 quando fu fatto lo studio di impatto ambientale, Autostrade per l'Italia si disse che dal passante passavano 55 milioni di veicoli all'anno. E noi abbiamo detto, beh, ma non sono abbastanza 55 milioni di veicoli all'anno? No, evidentemente no. Dopo l'allargamento, questi 55 milioni diventano 65 milioni. Sono per intenderci 180.000 veicoli al giorno. Ora facciamo questo rapidissimo esercizio. In un giorno ci sono circa 90.000, poco meno di 90.000 secondi. Voi provate a battere il secondo e dire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2 autoveicoli al secondo transitano su quel tratto di strada che sta a 2,5 km, 3 km dal centro di Bologna e che interessa direttamente 90.000 persone che sono quelle che abitano nel raggio di 1 km attorno al tracciato e sono i più esposti agli effetti dell'inquinamento atmosferico e acustico, che non è da sottovalutare, come sa bene chi abita vicino all'aeroporto, che è un'altra grossa fonte di inquinamento acustico a Bologna. Ma il tema ambientale, il tema dell'inquinamento, è solo uno dei temi, che peraltro l'attuale giunta pensa di risolvere mettendo i fiocchetti verdi all'opera. Questa è un'operazione che viene fatta spessissimo, no? Per far digerire la grande opera a chi si oppone, la si infiocchetta di verde, anzi di green,
perché bisogna parlare con i termini giusti. E quindi sì, metteremo tanti pannelli fotovoltaici, faremo le infrastrutture di ricarica per le auto elettriche che, tra parentesi per inciso, sono meno dell'1% del parco circolante, ma comunque faremo anche la ricarica per le auto elettriche, faremo le vernici catalitiche sulle barriere antirumore che abbatteranno gli inquinanti, so ben io, insomma facciamo i fiocchetti. Ma il punto è, questa infiocchettatura è sufficiente per abbattere poi l'aumento di emissioni che questa opera comporta? Non lo sappiamo ancora perché non abbiamo ancora visto le carte, ma guardando i dati di traffico e guardando la composizione del parco auto e tenendo presente che il parco auto sarà sempre più vecchio nei prossimi anni, perché già adesso le persone non cambiano l'auto per ovvi motivi, perché la crisi economica ha ridotto moltissimo le nuove immatricolazioni, quindi avremo un parco auto sempre più vecchio su strade sempre più grandi che inquinerà sempre di più. Infine c'è però quello che secondo noi, anche per capire perché siamo qui stasera su un incontro che riguarda tutte le grandi opere, c'è un problema di sistema. Cioè, se noi continuiamo ad allargare strade, a fare autostrade in città oltretutto, cosa stiamo dicendo alle persone? Stiamo dicendo, ragazzi, guardate, il modo migliore per muoversi a Bologna è l'automobile. Vi facciamo le strade sempre più grandi, cosa volete di più della vita? E quindi, prego, prendete l'auto e andate dove volete, per fare qualunque cosa, andare in centro, andare, qualunque cosa. Prendete l'automobile perché è più conveniente rispetto ad altri sistemi di mobilità. Cosa significa questo? Significa che sugli altri sistemi di mobilità, se noi continuiamo a investire esclusivamente in autostrade, sugli altri sistemi di mobilità, che sono i più sostenibili sicuramente e i più efficienti anche in termini di costi-benefici per la popolazione, su questi altri sistemi, ferrovia, tram, autobus ecologici, eccetera, nessuno investe. Perché se tutti si muovono in automobile, che interesse ha un'azienda che si occupa di trasporto pubblico a fare investimenti per migliorare magari il servizio? Nessuno, perché tanto il servizio nessuno lo usa. A Bologna, dati del piano urbanistico della mobilità sostenibile, usa servizio pubblico meno del 15% della popolazione, quando gli spostamenti in automobili sono più del 50% in area urbana e diventano il 60% se consideriamo il territorio della città metropolitana. Ma chi glielo fa fare a un'impresa di trasporto pubblico di fare investimenti? La bicicletta, non ne parliamo, fino a pochi anni fa non copriva nemmeno il 5% della mobilità. Adesso stiamo migliorando perché guarda caso abbiamo costruito piste ciclabili, le cosiddette ciclabili di emergenza. Avete visto che una volta costruite subito si sono riempite di biciclette, magicamente. Perché? Perché così funziona la mobilità. Se noi creiamo l'infrastruttura, l'infrastruttura si riempie e vale purtroppo anche per le autostrade. Se noi creiamo nuove strade avremo sempre più traffico, perché sempre più persone preferiranno muoversi in automobile anziché usare altri mezzi. Cosa chiediamo noi? Chiediamo di fare una cosa abbastanza per noi intuitiva, ma evidentemente controintuitiva, perché non ci pensa nessuno. Per diminuire la congestione del traffico, noi non dobbiamo allargare le strade, dobbiamo stringerle. Dobbiamo stringerle e redistribuire lo spazio stradale ad altri sistemi di mobilità più sostenibili. E quindi quello che noi chiediamo non è di avere più strade, ma di avere meno automobili, viva Dio. Perché se noi andiamo avanti con questo sistema, in cui l'unico mezzo efficiente per spostarsi è l'auto, non ne usciamo vivi, un po' per le ragioni che diceva prima Luca. Ma le auto quanto emettono? Quanto continueranno ad emettere nei prossimi anni, prima che si arrivi alla cosiddetta svolta elettrica, che, ripeto, attualmente riguarda l'1% del parco circolante? Ma non ne usciremo vivi. Noi adesso abbiamo bisogno, come diceva Marco all'inizio, di scelte radicali, e le scelte radicali sono quelle che vanno in direzione della sostenibilità.
Allora, buonasera a tutti e grazie. Tre parole. È da tanto che ho in mente un'azione di contrasto rispetto alle città che hanno deciso di fare la giornata senza auto una volta l'anno. Io vorrei che venisse fatta la giornata tutti in auto, in modo che ci si renda conto che gli spazi che noi abbiamo a disposizione sono già congestionati così. Non abbiamo bisogno di alimentare ulteriormente l'uso delle quattro ruote. Grazie Chiara. No, ma resterei a Bologna, così facciamo meno giri di cappucci e cambi di microfono. E comunque facciamo un po' il giro al contrario, insomma. Questa cosa che dicevi è interessante, no? Poi credo magari chi è di Bologna lo sa, ma i nostri ospiti che vengono da fuori no. Noi avremo il passante che sarà l'opera simbolo della transizione energetica del paese. Questo ci ha detto l'amministrazione comunale, e questo grazie appunto ai fiocchetti green, all'elettrificazione, eccetera. Ora, io leggevo proprio ieri un istituto di ricerca tedesco, ha fatto uno studio e spiegava che un'auto elettrica, che sembra essere questa la soluzione magnifica per risolvere il problema della mobilità e dell'inquinamento, per fare 14.000 km in un anno ha bisogno di tanta energia elettrica quanto quella che una famiglia di due persone consuma nello stesso anno. E, come dire, ho l'impressione che noi siamo in difficoltà oggi a sostituire le fonti fossili con fonti rinnovabili. In che condizione saremmo se dovessimo sostituire il doppio dell'energia di cui attualmente abbiamo bisogno, no? Quindi questa cosa del passante si inserisce un po', e questo ti voglio chiedere, in una riflessione un po' più ampia, no? Che ha a che fare con tante altre cose. L'altro ieri l'assessore regionale Corsini ha detto signori, dopo la pandemia il traffico è aumentato, tutti si muovono, vogliamo la quarta corsia in A1. Qualche mese fa allarghiamo anche in direzione Padova. Quindi, come dire, il rischio, anzi non il rischio, probabilmente la concretezza è che di corsia in corsia questo passante non smetterà mai di espandersi, perché ogni tot anni ci sarà bisogno di una nuova corsia. E allora, in questo contesto più ampio di mobilità, eccetera, un po' l'hai già accennato, ma cosa significa opporsi oggi al passante a Bologna e fare un ragionamento anche che potrebbe sembrare, come dire, una volta qualche anno fa si diceva NIMBY, no? Cioè no, perché se no mi rovinate l'orticello sotto casa e mi passa proprio sotto casa, ma in realtà è un ragionamento che ha a che fare con la mobilità dell'intero paese e probabilmente dell'intera Europa. Sì, guarda, comincio da un dato simpatico, che è questo. Tu dicevi, ma questo passante non smetterà mai di allargarsi. È così. È così perché l'ultimo allargamento di cui vi parlavo, quello approvato nel 2000, fu completato nel 2008, la terza corsia dinamica nell'autostrada, che è il tratto centrale del passante. 2008. L'idea di allargarlo di nuovo uscì nel 2016. Quanto tempo è passato? 8 anni. Quindi noi abbiamo una bella prospettiva per cui di 8 anni in 8 anni saremo ancora lì a chiedersi, ma cavolo, sto passando non basta mica per il traffico che c'è. Adesso come facciamo? Lo allarghiamo. Allora tra 8 anni magari non si potrà veramente più allargare e chiaramente si faranno strade da qualche altra parte, perché è inevitabile, insomma. Se continuiamo ad alimentare il traffico su gomma, è chiaro che poi dovremo continuare ad assecondarlo allargando sempre di più le strade. E quindi la proposta dell'assessore Corsini, assessore al turismo, tra l'altro, della regione Emilia-Romagna, che chissà perché si lancia in queste cose, ma lui in realtà è onnicomprensivo, parla un po' di tutto, quindi autostrade, paleoliche, ovviamente vuole le autostrade e non vuole le paleoliche, perché sennò, voglio dire, sarebbe quasi normale. E quindi cosa succede? Allarghiamo pure la 1, allarghiamo pure la 13, allarghiamo pure la 1 di nuovo in direzione stavolta di Rimini, ma è inevitabile, se noi continuiamo a ragionare in questi termini, avremo sicuramente sempre di più l'esigenza di allargare, allargare, allargare.
Allora, quello che dicevo un po' prima, Luca prima ci diceva, cavolo, abbiamo una bellissima linea ad alta capacità dell'Europa, non ci passa un treno merci. Ma guardate che questa è una cosa incredibile, veramente. Ma, a parte la presa per i fondelli, perché ovviamente per far passare l'alta velocità dissero, ma non sarà solo alta velocità, sarà anche alta capacità per le merci. E poi non ci passa un treno che è uno. Ma allora, secondo noi, il ragionamento da fare, la svolta radicale da fare, riguarda ovviamente tutto il sistema della mobilità. Per questo noi diciamo da anni serve più trasporto pubblico, serve completare il mitico sistema servizio ferroviario metropolitano. Altra cosa di cui a Bologna si parla da 30 anni e che è ancora lì, fermo al palo, che non vuol dire soltanto metto i trenini nuovi ogni tanto o elettrifico tutte le linee, per carità va benissimo elettrificare tutte le linee, ma non basta. I treni devono essere ad alta frequenza, devono avere una frequenza ragionevole perché la gente non si trovi a dover aspettare un treno un'ora, perché sennò di nuovo cosa succede? Vado in macchina, faccio prima, ok? Quindi investimenti lì, investimenti nella logistica. La logistica su ferro in Italia copre l'11% del trasporto merci, mi sembra una cifra del genere, no? Siamo lì. Ecco, non è sufficiente. Dobbiamo allargare e di molto trasporto merci su ferro, se vogliamo affrancarci un po' dal traffico su gomma che comporta poi tutti i problemi che dicevamo prima. Quindi non si tratta soltanto di opporsi a una singola grande opera, si tratta di mettersi nell'ottica di ragionare in modo diverso, di creare, di progettare il futuro in modo diverso con le scelte radicali di cui parlava prima Luca. Scusa, parlava prima Marco. Qui adesso tanto sono tutti evangelisti, quindi va benissimo. E quindi ecco, le ragioni poi per fare opposizione a quest'opera non sono l'opera in sé, non è il nimbismo. Noi come comitati siamo partiti nel 2016, 5 anni fa, fine 2015 in realtà. E non abbiamo mai chiesto una volta, non fate il passante qui, fatelo da un'altra parte. Non abbiamo mai detto. Abbiamo detto non allargate autostrade, fate qualcos'altro. Fate le cose che servono veramente, cambiate direzione. Questa è la cosa da fare. Poi è chiaro che non è una cosa semplice, una cosa che deve comportare scelte anche a livello nazionale. Ma viva Dio, siamo la città più progressista d'Italia. Vogliamo fare un po' anche da stimolo alle politiche nazionali in questo senso? Tu, Anna Clara, prima accennavi, no, anche al MOSE. E come dire, il MOSE ci ricorda che Venezia è una città particolarmente sensibile ai cambiamenti climatici, nel senso che l'innalzamento dei mari che probabilmente sperimenteremo nei prossimi anni per Venezia è piuttosto drammatico. E quindi anche qui probabilmente opporsi all'ingresso delle navi da crociera, che sono comunque uno dei simboli, insomma, del lusso, dello spreco, dell'usare troppe risorse per poche persone, non è una questione, come dire, ah, ma io che abito a Venezia, ma cioè è una questione che riguarda anche chi vive a Bologna, chi vive in Val di Susa, eccetera, eccetera. Quindi voi come comitato, come state affrontando questa cosa del legame che esiste tra la mobilitazione locale e invece una questione più generale di mobilitazione legata alla giustizia climatica? Ma allora anche qua il tema non è di brevissimo, come dire, trattamento, però inizierei veramente con una considerazione proprio storica sulla città di Venezia. Venezia è un'isola che sta in una laguna. La laguna non è un ambiente naturale, la laguna in natura non esiste. Normalmente un territorio come questo ha due esiti naturali: o viene completamente interrato, per cui appunto semplicemente coi sedimenti dei fiumi a un certo punto si arriva ad avere terraferma, oppure viene inghiottito dal mare e quindi quello che c'è diventa subacqueo e appunto si ha davanti una distesa d'acqua. Se
Venezia continua ad esistere da secoli, poi c'è un dibattito aperto in corso su quanti anni abbia effettivamente Venezia, poniamo ne abbia 1600 come quest'anno ci ha voluto dire il sindaco, però ecco, se Venezia esiste così com'è è perché da 1600 anni i veneziani, le popolazioni lagunari se ne prendono cura. C'erano delle leggi nella appunto Repubblica di Venezia che sostanzialmente vietavano qualunque tipo di intervento e che prevedevano costantemente dei piccoli interventi idraulici tenuti costantemente sotto monitoraggio per verificare che l'ecosistema mantenesse il proprio equilibrio, che non ci fossero dissesti, che insomma il flusso di scambio tra acque salmastre e acque fluviali fosse costante e non andasse ad invadere territori abitati o comunque da preservare un determinato tipo, eccetera, eccetera. Questa cosa è andata avanti appunto per secoli, cioè per più di un millennio, anzi, ecco, non è una tradizione esattamente recente. Sostanzialmente cosa succede? Negli anni 60 c'era stato ovviamente tutto lo sviluppo portuale di Porto Marghera, l'insegnamento di petrolchimici, eccetera, eccetera, eccetera. Si sviluppa l'area industriale, per portare avanti l'area industriale c'è bisogno che il traffico marittimo aumenti, per cui viene scavata una ferrovia, anzi più che una ferrovia, un'autostrada sotterranea, viene scavato il canale dei petroli, appunto è abbastanza evocativo come nome, e fatalità, 3 anni dopo l'acqua alta più alta mai registrata a Venezia inonda la città, lo stesso giorno dell'inondazione di Firenze. E questo è già un primo segnale, cioè quando noi andiamo ad agire su quell'ecosistema così delicato facciamo danni di base, se la nostra azione è così impattante facciamo danni, ne creiamo portiamo semplicemente devastazione e distruzione. Purtroppo quel tipo di esperienza non è stata davvero istruttiva, nel senso che da allora in poi non c'è stata veramente una regolamentazione di quello che doveva essere il trattamento e la manutenzione della laguna, o meglio ci sono stati dei tentativi, sono stati stanziati dei fondi, appunto delle leggi speciali hanno stanziato dei fondi molto alti per tutelare e per preservare la laguna. Che cosa succede? Nel 1989 valutano che sì, l'acqua alta può essere un problema per la sopravvivenza di Venezia, anziché provare a regolare, insomma, a ragionare su quali sono le cause profonde, mettiamoci un cerotto, questo cerotto si chiama Mose. Ora, nell'89 io non ero ancora nata, per intenderci come me moltissime delle persone che fanno parte del comitato No Grandi Navi, finalmente però nell'89 appunto si inizia a progettare quest'opera, 2 anni fa, l'anno scorso, non ricordo nemmeno, finalmente entra in funzione per la prima volta, tra l'altro solo parzialmente perché comunque non è ultimata in ogni caso. Sta di fatto che appunto c'è l'idea di metterci questo cerotto è estremamente emblematica, nel senso c'è un macro problema che è il problema appunto di come il capitalismo sui territori si articoli, devasti appunto intere porzioni di territorio e lasci dietro di sé solo detriti. La soluzione non è mai andare alla radice, quindi a qual è il sistema economico, il modello di sviluppo che rende possibile quella devastazione, ma è cercare delle vie capitaliste, per cui sostanzialmente stanziare fondi, alimentare tutto un meccanismo appunto puramente capitalista, per cui andiamo a trovare delle finte soluzioni. Il Mose è una grande opera che è costata 8 miliardi di euro, uno se ne è smanito in corruzione, ogni anno le cozze giustamente ci si attaccano, quindi bisogna costantemente pulirlo e ogni pulizia sono 500 mila euro che se ne vanno, questa cosa succede svariate volte all'anno, è evidente che quella non è la soluzione per Venezia. Che cosa ha a che vedere tutto questo con le grandi navi? In realtà tutto, perché le grandi navi non appartengono all'ecosistema lagunare. L'ecosistema lagunare è un ambiente in cui i fondali marittimi sono di 70 centimetri, capite bene che uno scafo come quello di una crociera non può passarci, quindi è necessario fare nuovi scavi e questi portano ovviamente all'ingresso di enormi masse d'acqua che vanno a incrementare i fenomeni intensi di alta marea, e comunque appunto non appartiene a quell'ambiente, per cui perché l'uomo deve a tutti i costi volercele portare le navi dentro alla laguna? Semplicemente perché appunto vuole in qualche modo dimostrare con forza un'arroganza che gli pertiene. Cioè,
Se il comitato No Grandi Navi è riuscito dopo 10 anni a fare in modo che le grandi navi venissero estromesse quantomeno dal bacino di San Marco, è perché fondamentalmente ha messo molto bene in evidenza questo tipo di contraddizione. Quando l'anno scorso ci siamo visti passare, dopo i proclami del governo che aveva già stabilito che le navi non sarebbero entrate, una nave pressoché vuota, questa cosa è esplosa. Cioè, alle compagnie di crociera in tempi di pandemia non conviene far partire una crociera, mantenere banalmente i costi di carburante, i costi di lavoro vivo di una crociera su cui si può imbarcare il 30% dei passeggeri, economicamente è insostenibile. Scegliere di farlo è semplicemente un atto arrogante, cioè voler dimostrare con che facilità si può usare violenza su un territorio. Quindi ecco, il tutto per tornare un attimino e ricondurmi in realtà alla domanda di partenza, sono un po' andata larga. Venezia è una città che sorge sul livello del mare, cioè proprio è più zero, è lì, semplicemente. Il livello del medio mare si alza a velocità tra l'altro vertiginose, è evidente che in questo momento, almeno per l'Occidente, e questo ci tengo sempre a specificarlo perché la questione climatica noi la sentiamo come urgente, ora popolazioni ad esempio delle isole del Pacifico o di altre zone del sud globale per loro è già passato, non so come dire, cioè ne stanno esperendo gli effetti catastrofici da decenni ovviamente nel silenzio dell'Occidente. Nel mondo, appunto nel nord globale, Venezia per la sua peculiare altitudine sul mare evidentemente è un simbolo, nel senso che nel momento in cui effettivamente il livello del medio mare si alzerà, quel tanto che basta per cui il MOSE diventerà del tutto inutile, la cosa succederà molto presto, allora Venezia diventerà l'emblema di come effettivamente il cambiamento climatico è entrato anche nel nostro paese in maniera molto concreta e molto evidente. Non manca tanto, torno a dire, perché veramente i livelli di innalzamento del medio mare seguono una velocità estremamente appunto rapida, e il MOSE è vecchio, il MOSE è stato progettato 30 anni fa su un modello tra l'altro olandese, che quindi ancora una volta niente aveva a che vedere con quello che è il territorio italiano, esattamente come l'alta velocità importata dalla Francia. Ed è stato calcolato che di qui a pochi anni tendenzialmente il MOSE dovrà restare alzato, le partite del MOSE, questo è un meccanismo appunto perché ci sono è come una diga, funziona, sono queste partite che si alzano, dovranno restare alzate per più o meno 200 giorni all'anno. Questa cosa comporta che il ricambio di acque viene completamente stravolto, tutta la flora, tutta la fauna, lagunari, non possono sopravvivere, quindi di fatto si andrà incontro a un fenomeno di interramento della laguna, perché invece le acque fluviali continueranno ad arrivare, quindi di nuovo il MOSE è totalmente appunto vetusto ormai, non è assolutamente al passo coi tempi, esattamente come lo è il crocierismo. Il problema, e qui vado veramente a concludere per quanto riguarda il crocierismo, è che anche qui, anziché provare a ridurre, no, a creare delle strettoie, per cui come dire, a cercare delle alternative, che cosa si fa? Si costruiscono navi sempre più grandi. Per cui mediamente adesso le navi che noi vedevamo in lagune, che sono quelle più diffuse, si aggirano sulle 90.000 tonnellate, le prospettive prevedono che il futuro della crocieristica si aggiri intorno alle 210-240.000 tonnellate, cioè più del doppio in stazza di quelle attuali. Se già non sono ecocompatibili quelle che vediamo oggi, proviamo ad immaginare quanto possano esserlo quello del futuro. E ancora una volta è veramente semplicemente un modo per massimizzare i profitti, ovviamente a scapito di quello che è il territorio, di quelle che sono le necessità e i bisogni del territorio, perché ovviamente a Venezia di base le crociere non servono, quello che serve sarebbe un potenziamento dei mezzi di trasporto, ahi noi, questo sì, e appunto semplicemente mostrare quanto facilmente delle multinazionali del genere possano aggirare, ecco, qualsiasi tipo di normativa. Ci tengo questo a sottolinearlo perché è emblematico, cioè il 1° di aprile, infatti probabilmente quest'anno in poi dovevamo leggerlo come un pesce d'aprile, però il governo stabilisce che le navi non debbano più entrare in bacino di San Marco, quindi non debbano più transitare dal canale della Giudecca,
e a giugno, immediatamente dopo, appunto, le navi invece dell'MSC passano nel silenzio totale delle istituzioni. Cioè, è stata questa la cosa assurda. Ci sono le leggi, ma poi le multinazionali, le compagnie private possono serenamente invece fare quello che vogliono e continuare appunto nei loro iter. Grazie. Grazie Anna Clara. Passerei a Luca. E tu in parte ci hai già raccontato nel tuo primo intervento qual è anche il legame tra i progetti di TAV e le emissioni, e quindi il riscaldamento globale, eccetera. E, però credo possa essere interessante una cosa da Val di Susa. Voi siete, come dire, in presidio, diciamo, e in mobilitazione da ormai più di 30 anni, no? E questo significa non solo ovviamente aver messo in piedi una mobilitazione che è riuscita in questi 30 anni a tenere in scacco un'opera devastante per la propria valle, ma anche aver costruito relazioni, riflessioni, ragionamenti su cosa significa la TAV rispetto a un contesto più ampio e globale. E quindi, come dire, com'è vissuta in Val di Susa la questione della TAV, al di là del difendere la valle all'interno di una riflessione che ha a che fare appunto con il cambiamento globale e col cambiamento climatico e mobilitazioni più ampie? Allora, mi sono appuntato un po' di cose perché non voglio occupare tanto tempo, ma sono esaltato da essere qua stasera. Credo che bisogna cominciare da una dichiarazione di, diciamo, di principio. Dovete essere sicuri che Luca, Chiara e Anna Clara non si sono mai viste prima di stasera. Perché stiamo dicendo le stesse cose. E siccome stiamo dicendo le stesse cose, provo a dirne qualcun'altra in più. Ma, come diceva quello là importante, posso dire delle cose in più perché siedo sulle spalle dei giganti. Qualcuno, soprattutto Anna Clara e Luca, hanno già detto delle cose importanti. Allora, cominciamo da qua. Si vede che questi assessori sono tutti uguali. Perché io ho presente che alla fine, che non è finita, della crisi del 2008, dichiarazioni di Sergio Chiamparino, sindaco, forse presidente della regione in quel momento, non mi ricordo, tanto ha ricoperto tutti e due ruoli, che usò come cartina di tornasole per dire siamo usciti dalla crisi, ho visto di nuovo gli ingorghi sulla tangenziale di Torino. Quindi l'economia è ripartita e tutti noi a dirgli amichevolmente, voglio dire, cioè, non può essere quello il parametro della mia vita. Poi un'altra considerazione: qui siamo a Bologna, io vengo dal torinese, diciamo, e qui stiamo mettendo sotto accusa, e lo facciamo consapevoli, con coscienza, un sistema che è basato sull'automobile. Cioè, siamo degli eretici, dei bestemmiatori a Torino e a Bologna, o nel distretto intorno a Bologna, che, come dire, c'è il Motor Show, o sbaglio, c'ha qua intorno alcune delle macchine più famose del mondo. Ma è proprio questo il punto. Per fare un esempio soltanto, viene calcolato che oggi nel mondo ci siano più o meno un miliardo e 100 milioni di automobili. Non penseremo mica di uscire dalla crisi climatica sostituendo quel miliardo di automobili a benzina, gasolio, quello che è, con un altrettanto miliardo di automobili elettriche, eh? Da lì non ci scappa, cioè dobbiamo ridurlo da pazzi quel sistema lì. E poi trovo paradossale, di nuovo facendo un esempio su Torino e Bologna, se c'è una città che dovrebbe girare in bicicletta è Torino. Il centro di Torino è fatto da enormi viali, grandi, compresi i controviali, no? È in piano per l'80%, poi c'è un po' di collina, ma tutto quello che è raggiungibile di importante, le istituzioni, le università, i teatri, tutto quanto è in piano. Eppure Torino ha un tasso di biciclette microscopico. Ha perfettamente ragione il tuo suggerimento. A Torino è stato calcolato che se tutte le automobili di Torino parcheggiassero contemporaneamente non c'è posto. Cioè il sistema è costruito in maniera tale che una certa quantità, mi sembra fosse il 20%, delle automobili deve muoversi. Perché se tutti improvvisamente si fermano non c'è spazio. Siamo un po' pazzi. Città delle auto, l'ho detto, eccetera, eccetera. Questo lo dico ancora dopo. Voglio dire un'altra cosa, un po' più, diciamo, voglio dirne due antipatiche. Una le dico subito.
ma viva la sindrome NIMBY, ma porca miseria, io sono stufa di farmi accusare di essere NIMBY, c'hai un fighetto, va bene la spazzatura, però basta che stia lontano da casa tua, ma neanche un po'. Primo, è attraverso la sindrome NIMBY che almeno nel mio territorio la gente si è svegliata e ha cominciato a dire, ma com'è che ci avete messo l'autostrada, volevate farci un elettrodotto, ci avete messo tutti gli impianti da sci, le Olimpiadi del 2006, eccetera, 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 e adesso anche un'altra ferrovia. Non sarà il caso di andare a guardare sul davvero se di questa roba ce n'è bisogno, perché altrimenti ce l'ho attaccata a casa mia. Quindi, da un lato, va benissimo se quella roba lì serve perché la gente si muova. E poi, lasciatemelo dire con un minimo di enfasi di retorica, certo, solo che il mio giardino, sono un naturalista, il mio giardino è il pianeta. Quindi non lo voglio, questa roba non la voglio sul pianeta. Non voglio le dighe su uno Yangtze per dire non ci posso fare niente perché sono un pelino lontano, ma lo schema di pensiero è lo stesso. Dico delle cose random. 15 giorni fa è naufragata una petroliera sulle coste della California. Non è che sono contento perché non è naufragata nel mare di Ligure. Sono scontento perché è naufragata in California, perché è figlia di un modello di schema generale che è lo stesso che è stato già raccontato da loro e non mi ci dilungo. Vado a rispondere alla domanda, perché ci sono diversi livelli e stasera vengono, ci sono diversi livelli e con questo arrivo alla risposta esatta alla domanda, poi mi tengo una battutaccia in fondo, una cattiveria in fondo. Ci sono diversi livelli di critica alle opere. Il primo livello dal quale si parte è quello del NIMBY. Quest'opera ce l'ho attaccata a casa mia, voglio vederle. Magari è un vantaggio, magari è davvero un beneficio. Chi me la propone magari c'ha ragione, ma voglio vedere le carte. Almeno in Val di Susa, ma vale anche per il Mose, vale anche per il passante. Quando vai a vedere le carte scopri che è un bluff, per usare, cioè che in mano di altri pensano, ti fanno vedere che hanno dei poker, e invece ci hanno delle scartine. Una notazione storica, 1998, il Mose è figlio di un'epoca uguale, la Tave è figlia di un'opera uguale, esatto. Ce l'abbiamo in mente quegli anni lì, cioè non c'era internet, non c'erano i telefoni cellulari, non c'erano i voli low cost. Io gli dico, per quanto riguarda la Torino-Lione, da un certo punto di vista, poverini, i proponenti sono anche stati un po' sfigati. Non avesse avuto come perché l'alta velocità è nata per i passeggeri. Poi dopo, quando è arrivata Ryanair, hanno detto, porca miseria, Ryanair ci ha massacrato tutto il mercato, dai, facciamoci passare le merci. Ma, oh, tutto documentato, da commissione tecnica, magari diciamo, facciamo le cose scherzando per intrattenere il pubblico come se fossimo dei buffoni, ma siamo basati su dati scientifici e documenti ufficiali. Posso farlo vedere tutte le volte. Allora, ci sono diversi livelli. Uno è la prima dell'opera. Vado a vedere se quest'opera davvero risponde alle ragioni per le quali viene proposta. E di solito non è così. Poi c'è un altro livello al quale abbiamo già toccato, sul quale non mi ci dilungo. Ma quest'opera, anche se per quello scopo specifico, cioè far passare le macchine da Est a Ovest a Bologna, magari quell'opera, quello scopo lì lo porterebbe anche a casa. Ma noi lo vogliamo davvero che aumenti il traffico tra l'est e l'ovest di Bologna? Quindi a livello di sistema lo vogliamo davvero quello scopo lì? Anche perché banalmente a livello dell'Unione Europea ci sono un sacco di libri bianchi che ci dicono che quei trasporti devono abbassarsi, non alzarsi. Per fare una citazione dotta, una delle altre argomenti che viene sostenuto dai proponenti spesso è che ormai abbiamo deciso che quest'opera è irreversibile. È stato detto del Mose, l'avranno detto del passante, poi l'hanno cambiato 20 volte, la Torino-Lione ce lo dicono da 20 anni. Ora, anche qui come il NIMBY, possiamo uscire da questa logica? Irreversibile è una cosa sbagliata, soprattutto in tempi di cambiamento climatico. Non è ormai irreversibile. No, irreversibile è un piffero. Tutto quello che è irreversibile è negativo? Fate l'elenco a partire da rigori di Baggio per dire... Facciamo un altro esempio, il calzino rosso nella lavatrice di biancheria è irreversibile, ma non è una cosa giusta. Vogliamo essere più severi? Il tatuaggio del numero dei deportati di Auschwitz è irreversibile, ma non sarà mica una cosa buona. Il Titanic è irreversibile, ma non sarà mica stata una cosa buona, eccetera, eccetera. Lo dico perché ci ho fatto degli articoli su questo lavoro qua.
Marco mi dice: come abbiamo fatto? L'abbiamo fatto con una roba che da noi viene chiamata uno sgabello a tre gambe. La nostra storia sta in piedi con un sacco di discussioni, di litigate. Voi dovreste vedere che cos'è un'assemblea del movimento Notava, come se fosse il numero di persone stasera. L'esempio più calzante a me sembra quello dei galli di Asterix. Ce l'avete presente, no? Il fumetto di Goscinny e Oderso. Che quando sono in pace con i romani, dentro il villaggio litigano come dei pazzi. Si prendono a pesciate in faccia. Avete presente? Ma poi arrivano i romani. Allora lì non c'è più storia, va bene? A cominciare dal cinghiale, dalla caccia del cinghiale di Obelix, che è il simbolo di questa roba qua. Quali sono queste tre gambe? La gente, tutti, i tecnici come me, che studiano, che presentano documenti, che aiutano, che spiegano quello che hanno capito, e non è detto che abbiano capito tutto, ma il terzo elemento è un elemento importante che mi sembra che qua manchi, e per questo voglio dirlo, che sono gli amministratori locali. Noi, pur con geometrie variabili, abbiamo i sindaci che sono abbastanza contrari alla Torino e Lione. Qualcuno è sulle barricate, qualcuno è molto titubante, qualcuno è anche a favore, ma poi quando gli vai a spiegare che sei a favore, ma poi il cantiere che ti verrà attaccato al tuo comune, poi te lo devi gestire te con i tuoi cittadini, comincia a diventare titubante anche lui. Perché dico che questo è l'elemento importante? Perché tocchiamo un altro livello. C'è un livello di autorizzazione procedurale di queste opere. Lui ha citato la valutazione di impatto ambientale prima, è il mio pane, la mia pagnotta di lavoro, che è un elemento che mi fa moltissimo arrabbiare nelle grandi opere. Perché in realtà quelle sono procedure che dovrebbero essere procedure di garanzia. Vengono valutate queste opere da una commissione nazionale che si chiama Commissione Nazionale di Valutazione di Impatto Ambientale, che dovrebbe essere il massimo organo di garanzia per qualsiasi cosa riguarda un'opera che è di un interesse sovralocale. Purtroppo, lo dico veramente con rammarico, purtroppo negli anni, indipendentemente dalla singola opera, queste valutazioni che devono per forza passare da quella commissione e dal Ministero dell'Ambiente sono state valutate, diciamo, in maniera favorevole ai proponenti. Posso dire, cioè, cerco una formula per non farmi denunciare, va bene? Mentre invece dovrebbe essere il contrario. Cioè, qual è il tuo compito? Sei un organo di garanzia, allora fagli un po' le pulci, no? Non uscire dai limiti del tuo seminato, ma dentro il tuo circuito, che è quello di essere un organo di garanzia, fagli le pulci. Non puoi approvare, nel nostro caso, un progetto preliminare dicendo però ci sono delle lacune, risolvi nel progetto definitivo, poi approvi il progetto definitivo e dici ci sono delle lacune, risolvi nel progetto esecutivo. No, le risolvi alla prima volta, perché se poi alla fine si scopre che non sono risolvibili, quindi abbiamo ancora un altro livello che è quello della puntigliosità delle procedure. E devo dire che lì, quello è il punto. Oltre alla resistenza della gente, alla resistenza fisica delle persone che si mettono in mezzo, con tutte le declinazioni possibili, quello è l'elemento che ci tiene in piedi da più anni. Perché le ragioni di cui ho parlato nel primo intervento, inutilità, costosità, danno ambientale e poca trasparenza, vengono continuamente rinnovate e riviste da queste nuove procedure. Posso fare l'ultima battuta? Sono in tempo? Lo so che dico delle. Lo so. Anna Clara ha parlato di capitalismo e poi in precedenza aveva ancora parlato di cura. Sì, mi sono segnato, ho detto tutto. Questa è l'ultima cosa. C'è un tema al quale sono molto affezionato anche nel mio ambito di lavoro, nelle questioni di natura. Io trovo, lei ha parlato di cura, della manutenzione del territorio e tutto il resto, che è il grande assente dal nostro scenario italiano. Beh, io vi propongo questa chiave di lettura, ve la dico da naturalista. Noi abbiamo costruito un sistema maschile, noi abbiamo costruito un sistema fallocratico. Il capitalismo è maschilista e fallocratico. Non voglio dire che il senso femminile ce l'hanno solo le donne, il senso maschile ce l'hanno solo gli uomini, per carità. Non ne faccio una questione di genere, nel senso di io maschio, tu femmino. Cerco di trovare una quadra, diciamo, una chiave di interpretazione per spiegarmi la realtà che vedo intorno e che non mi piace, da maschio.
E allora a me sembra che questo tipo di opere sono una risposta maschile, cioè la risposta di qualcuno che è abituato a uno schema di pensiero nel quale faccio una grande impresa una volta ogni tanto e poi torno a non fare un cavolo per tutta la vita. Al contrario di uno schema, chiamiamolo femminile, ma ripeto, vi prego di non essere frainteso, non è una questione applicata soltanto alla differenza maschi-femmine, che è quella, ne faccio poche di grandi imprese, magari non le faccio proprio, ma tutti i giorni metto lì qualche cosa che mi cura il territorio, che mi tiene aperta la laguna, che mi impedisce ai muretti a secco di crollare nelle mie montagne, i muretti a secco o i canali irrigui, che poi sono quelli che, guarda caso, una volta in fondo arrivano a fare l'alluvione. Un esempio famoso da noi è il seguente, che sembra che non c'entri con la Torino-Lione o la Grande Opera, ma è proprio lì il tema sollevato da soprattutto Anna Clara. Grande incendio che ha distrutto ettari di boschi nel 2017. In un particolare paese di montagna che si chiama Monpantero, piccolino come popolazione, 600 abitanti, enorme come distesa di montagna, arriva fino a 3.500 metri di quota. La sindaca, che dopo che è finito l'incendio, fa la seguente considerazione. Avremmo avuto bisogno di avere 20.000 euro all'anno per 10 anni per fare la manutenzione del bosco in modo tale da non arrivare all'incendio. Non ce li hanno dati, ma adesso, finito l'incendio, che sono in emergenza, mi danno 1 milione di euro. Ma non potevate darmeli prima che lì non ci arrivavo? Chiudo con un... Non so se avete voglia, se vi fa piacere, eccetera, se magari la conoscete già. Esiste una roba che si chiama scienza post-normale, post-normal science. Ve la trovate anche su Wikipedia, se volete. Già formulata da qualche anno da due studiosi, Funzovitz e Raves, che parla proprio di noi, cioè parla proprio del fatto che in un mondo complesso come quello nel quale siamo inseriti, e lo dicevano prima della pandemia, prima delle ultime crisi, non possiamo affrontare tutte le questioni che ci vengono davanti, come le scelte sulle grandi opere o sugli investimenti che dobbiamo fare, con gli stessi schemi mentali del Novecento. Progresso, investimento lineare, eccetera, eccetera. Non solo. Non possiamo neanche più dare retta soltanto agli esperti di tipo scientifico-tecnico, perché il mondo è così complesso che di fianco a quella conoscenza ho bisogno di avere la conoscenza della gente del posto, del contadino, del pescatore lagunare, di quello che vive a 1 chilometro dalla tangenziale di Bologna, e metto quella conoscenza sullo stesso piano. E infine non posso più fare degli investimenti dai quali non posso tornare indietro. Quindi, come ho accennato prima e chiudo, la reversibilità, il fatto di prendo questa strada ma mi tengo aperta una via di uscita, perché non posso impegnarmi per 30 anni a fare la Torino-Lione, 30 anni a fare il Passante, 30 anni a fare il Mose, e se poi dopo 25 anni, se non addirittura dopo, mi accorgo che ho sbagliato, anche in buona fede, ma non è più adatto questo schema mentale ai nostri tempi. Dobbiamo fare delle scelte molto più resilienti, che è una parola che è stata usata malissimo negli ultimi anni. Scusate se l'ho fatta troppo lunga. Tieni il microfono. Tengo io? Sì, ci farei un ultimo giro veloce da un paio di minuti a testa. Però magari prima di fare il giro diciamo anche che se qualcuno avesse voglia di approfondire le questioni legate alla TAV, Luca, insieme a Luca Mercalli, ha scritto anche sì, un libro. Ve lo lascio. Che lascia qua. Non so chi lo lascio, ma lo lascio qua. Però vi chiederei questa cosa perché credo possa interessare a tutti e poi magari apriamo la forza di gravità. Domanda. Vai. Partirei da te, Luca, in due Eccomi. Minuti. Quali sì, sì. sono cosa farà adesso il movimento? Qual è lo stato dell'arte e quali sono le cose che succederanno che vorreste fare nelle prossime settimane? Ma guarda, non mi sento di interpretare tutto il pensiero, grazie, di interpretare tutto il pensiero del movimento. Certamente quello che posso dire è che, contrariamente a quello che viene raccontato in giro, che le volte si vede in televisione, dove andiamo soltanto quando c'è un qualche scontro, quello che posso dire è che il movimento, l'opposizione a Torino Leone, è viva e vegeta,
ci sono iniziative praticamente ogni giorno, ogni sera, in uno qualsiasi dei presidi delle valle. Ancora sabato scorso abbiamo incontrato un gruppo di nuovi attivisti del lato francese che si stanno rendendo conto di là, hanno fatto dei lavori un po' più avanti, pur non avendo cominciato lo scavo, e hanno cominciato a non avere acqua e avere polveri da tutte le parti, quindi si sono un po', diciamo, sindrome NIMBY piena, ma benvenuta. Hanno costruito il primo presidio francese, l'hanno costruito la settimana scorsa, no, un mese fa. Quindi tantissime iniziative, non solo specificamente contro l'opera, però ci sono tantissime iniziative culturali, di invito di scrittori, pensatori, anche gente che non la pensa esattamente come noi, però che mi apre l'orizzonte. Avevamo intitolato una serie di iniziative appunto di questo tipo Grande Cortile, ed era proprio, tu mi accusi di essere NIMBY, cioè not in my backyard, piccolo cortile, io ti faccio vedere che allargo il mio cortile a gente che ci viene a raccontare cose e magari allarga i miei orizzonti, anche a costo di ascoltare persone che non la pensano come noi, anzi meglio. L'opposizione dal punto di vista dei sindaci, degli amministratori, adesso sono passate anche un paio di comuni, sono andati al voto, sono rimasti in OTAV, quindi possiamo stare tranquilli anche da questo punto di vista. Però le amministrazioni fanno il lavoro che devono fare le amministrazioni. Certamente a noi, tutti noi, piacerebbe che fossero più determinate, più cattive, però devono passare anche un po' di compromessi. Però lettera al Ministero, pretese di incontri con la controparte, fammi vedere dove sono le carte, mi avevi detto che non arrivavi a farmi questo cantiere prima di 10 anni, adesso vieni fra 2 anni, eccetera, 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 sono continue. Quello che, al quale dobbiamo tendere tutti, è il fatto che se ogni singola realtà è una realtà comunque bella perché fa coesistenza, fa conoscenza, fa rapporti umani, legami, dà nuove chiavi di interpretazione della realtà, ma se vogliamo cambiare la realtà, questo tipo di realtà, a partire da qua stasera e tutti gli altri con i quali siamo in contatto, devono sempre di più mettersi insieme. Anna Clara, ti farei un po' la stessa domanda, ma ti chiederei anche di aggiungere un'altra cosa. Prima Luca ci raccontava, no, di questo sgabello a tre gambe, su cui, come dire, è cresciuta la mobilitazione, e volevo chiederti se anche a Venezia c'è un qualche sgabello, o quali sono, insomma, le caratteristiche che poi vi hanno portato a fare un'opposizione che comunque ha portato anche a casa recentemente risultati importanti. Noi diciamo sempre che il comitato non ha in realtà mai avuto amministrazioni amiche, non ha mai avuto sindacati amici, partiti amici, nel senso che finché le navi passavano, finché le navi si schiantavano contro le banchine, e allora erano tutti contro le grandi navi. Poi è arrivata la pandemia, problema del lavoro, allora sono tutti pro grandi navi. Concretamente però né in un caso né nell'altro nessun tipo di amministrazione, istituzione o quant'altro si è mai spesa concretamente per fare qualcosa. Quindi, per carità, sicuramente abbiamo avuto delle simpatie e quant'altro, però non sono mai state effettivamente in grado di determinare in qualche misura dei risultati. Questa cosa però ci fa rendere ancora più orgogliosi di quello che abbiamo ottenuto, cioè non so come dire, però credo che uno dei portati più grossi in questo periodo, in cui quest'estate c'è stata una carovana dei comitati territoriali che ha attraversato tutta la pianura padana, che l'abbia fatto delle tappe anche qua a Bologna, un altro spezzone ha fatto il Sud Italia, noi abbiamo partecipato, abbiamo conosciuto decine e decine di esperienze territoriali. Molto spesso quello che ci trovavamo di fronte era dello sconforto vero e proprio, nel senso, esperienze storiche, comitati che esistono da 5, 10, 20, 30 anni che ti dicono siamo qua che combattiamo, però soluzioni ancora non ne arrivano. L'esperienza, la testimonianza che noi portavamo era boom, invece i risultati possono arrivare, cioè dopo 10 anni di battaglia del comitato effettivamente siamo riusciti a estromettere le navi dal bacino di San Marco, quantomeno.
E questa cosa qui è venuta semplicemente, non sicuramente solo perché la riva delle zattere era piena, ma perché quella riva delle zattere ha fatto letteralmente il giro del mondo. Quella riva delle zattere ha obbligato l'UNESCO a riferire che avrebbe messo Venezia in blacklist se avessero continuato a far passare le grandi navi. Cioè, è da lì che è partito tutto un movimento che poi ovviamente ha coinvolto alcuni organi istituzionali, per cui si è arrivato, ecco, a questo risultato. Però sicuramente, ecco, non potrei sbilanciarmi nel dire che uno delle gambe del nostro sgabello siano state le amministrazioni locali, ecco, sfortunatamente viene da aggiungere, però questo non ce l'abbiamo avuto. E per quanto riguarda invece l'elemento più legato alle mobilitazioni, eccetera, vorrei aggiungere solo brevissimamente una cosa prima. Settimana scorsa, due settimane fa, non mi ricordo più, c'è stata la Precoppa a Milano, coperta mediaticamente molto, bla bla bla, bene. Il risultato della Precoppa è stato Draghi che parla con Greta Thunberg e le dice: guarda, no, ma noi siamo d'accordo su tutto, voi avete ragione, non è sostenibile, bisogna fare tutto, ma dovete darci delle soluzioni, dovete dirci cosa dobbiamo fare. Allora, questa cosa è allucinante sotto così tanti punti di vista che viene difficile enumerarli, però proviamoci. Il primo di questi è che tu, uomo comunque responsabile di governo, vai a domandare a una ragazza di 18 anni con le competenze tecniche che una persona di 18 anni può avere. Io conosco tante 18enni, sono brillanti, ma comunque hanno 18 anni, cioè il tempo che hanno avuto a disposizione per imparare è limitato. Chiedi a una 18enne di darti le soluzioni, e già questo fa ridere di per sé. Dopodiché l'altra cosa ancora più grave è che tu stai dimostrando una totale sordità a quello che i comitati, che sono veramente un patrimonio di questo paese, ti dice da decenni. Perché non è NIMBY dire non voglio che mi buchino la Valsusa, non è NIMBY dire non voglio un passante a Bologna o non voglio le navi in laguna. È semplicemente l'agire locale, è dire: io riconosco che il problema è il capitalismo, il modello di sviluppo è quello che è, ma questo non si manifesta allo stesso modo in ogni territorio. Ogni territorio ha la sua particolarità, la nostra sono le navi e il MOSE, altrove sono i trafori e via discorrendo, e ci sono comitati che delle soluzioni le propongono da decenni, ventenni, trentenni, cioè da tantissimo tempo. Il fatto che appunto Draghi si permetta di dire dateci delle soluzioni significa che quelle soluzioni non sono mai state ascoltate, e questo appunto, scusate il fervore, però ci tenevo a dirlo, cioè le soluzioni che tutte le nostre esperienze danno sono soluzioni al cambiamento climatico, non so come dire, cioè risolvono localmente un problema, ma lo risolvono arginando effettivamente la crisi climatica. Per quanto riguarda quindi le prospettive del comitato, ovvio è che non avere più quei mostri proprio davanti casa, in qualche misura, da un lato è una vittoria, dall'altro depotenzia la lotta, lotta che deve essere mantenuta viva, perché in realtà il problema non è del tutto risolto, perché le navi puntano a spostarle in un altro luogo, sempre all'interno della laguna, di fianco al petrolchimico. Vi lascio immaginare, insomma, quanto positiva possa essere una soluzione come questa. Quindi comunque è una battaglia che va continuata, una battaglia che va continuata e coltivata anzitutto su un piano locale, quindi inevitabilmente un po' come quello appunto che succede qui. Il primo piano è quello di conoscere i territori, di incontrare le comunità e di coinvolgerle, quindi sicuramente c'è un piano di questo tipo, per cui se siamo sempre stati tarati sulla città insulare, adesso sarà invece il momento di iniziare a parlare con tutta quella che è la gronda lagunare e appunto la terraferma. Dall'altro lato c'è di importante questa saldatura col movimento climatico più tout court, per cui appunto abbiamo visto anche un mesetto fa, più o meno il 24 maggio, anche qua a Bologna c'è stato lo sciopero di Fridays for Future, siamo tornati a vedere delle piazze comunque molto nutrite, molto ricche, cioè c'è del desiderio di manifestare. A Milano alla Precop ci sono stati due appuntamenti estremamente partecipati, quindi ecco, anche come comitato ci stiamo un po' interrogando su come riallacciare questo tipo di contatti, e il prossimo appuntamento che avremo sarà infatti il 4 e 5 dicembre, se non sbaglio, e l'obiettivo in realtà è quello di costruire un meeting, quindi di partire da un po' un punto zero. Abbiamo conosciuto tantissimi movimenti, tantissimi comitati in questi anni, ci siamo resi conto che il sapere che ognuno ha è incredibile,
ma come appunto veniva detto, la sua incredibilità sta nel fatto di poter essere condiviso. Quindi in realtà, ecco, un altro dei nostri punti fondamentali in questo momento è cercare di costruire delle iniziative per cui, al di là della mobilitazione, al di là del blocco dell'azione diretta, che pure è fondamentale ovviamente, ci tengo a sottolinearlo, però ecco, dei momenti in cui invece si prova a mettere tutti sullo stesso livello, è quello appunto cui stiamo tendendo. Grazie. Grazie Anna Clara. Abbiamo ancora un po' di minuti, poi dovremo lasciare la sala a un certo punto perché dopo di noi è in programma un concerto, anzi ve lo dico se aveste voglia di fermarvi a bere una birra. E Chiara e Luca, non solo sul passante, ma anche sul passante, nei prossimi giorni a Bologna ci sono degli appuntamenti, vogliamo parlarne? Va bene, vado io. Allora, mi sentite? Allora, a proposito di collaborazione, contatti, e anche noi abbiamo incontrato diverse realtà e abbiamo lottato tutti insieme ormai da tempo sui problemi della città. Si è formata la rete delle lotte ambientali bolognesi, di cui facciamo parte come Aria Pesa, come Amo Bologna, e sabato ci saranno due manifestazioni, una biciclettata la mattina che partirà da Parco San Donnino alle 10:30, che esplorerà le delizie e i disastri della zona fuori San Vitale, dove verranno costruiti 8 nuovi distributori, più o meno il 10% in più di distributori che ci sono sul terreno bolognese, visto che stiamo andando nella direzione giusta, 7 dei quali verranno installati, considerate che sono circa 8.000 metri quadri di dimensioni, perché avranno autolavaggio, su terreno agricolo. Quindi, visto che la città avrà bisogno di cibo, noi impareremo a bere gasolio, immagino. Benissimo, quindi andremo in giro per San Donato e San Vitale per raggiungere poi alle 2:30 Piazza 20 Settembre, dove ci sarà una manifestazione per ricordare alla nuova giunta che noi ci siamo, continuiamo a chiedere le cose che dobbiamo ottenere per Bologna, che siano i prati di Caprara, che sia non questa follia, che non siano nuovi distributori, che non siano spazi pubblici come quelli delle caserme sfruttati per una questione, come si diceva, capitalistica. E quindi faremo in modo di farci sentire. Quindi chi vuole, chi può, siete benvenuti. Altre cose, sì, dunque domani mattina ci sarà una lezione delle ragazze di Friday for Future in Piazza Maggiore sul clima, su come operare per andare nella direzione giusta. Per il momento mi fermo perché penso che ci sia abbastanza. Grazie Chiara. Grazie. Sulle iniziative di sabato vorrei aggiungere anch'io un paio di cose, ovviamente invitandovi a partecipare sia alla biciclettata sia alla manifestazione del pomeriggio e chiedendovi se vi fa piacere anche di estendere l'invito ad altre persone che conoscete, perché pensiamo è un momento importante per la città, che avviene in un momento importante, ovvero poco dopo l'insediamento della nuova amministrazione comunale, poco prima della COP26 che si terrà nel Regno Unito. Noi come Bologna for Climate Justice parteciperemo anche noi a questa manifestazione, che è una manifestazione che porrà al centro dell'attenzione tante tematiche che hanno a che fare con questa città. Crediamo e ci sentiamo di dire che quella del passante sia una questione particolarmente importante e su cui è necessario, è importante continuare a tenere, come dire, un piede nella porta, cercare di tenere viva questa vicenda, non solo per
gli evidenti danni che la realizzazione di quel cantiere comporterebbe e che stasera insomma sono stati ampiamente descritti, ma anche perché pensiamo che quell'opera, che è una grande opera, sia in qualche maniera paradigmatica, no? Nel senso che parla del futuro che daremo a questa città, una città che dice vuole entrare tra le 100 città europee che guideranno la transizione climatica, lo dice con la sua amministrazione comunale, ma che contemporaneamente accetta di essere da decenni e di continuare a essere il collo di bottiglia del traffico su gomma nazionale. Noi crediamo che in questa cosa ci sia una grande contraddizione ed è la contraddizione appunto su quale città costruiremo nei prossimi anni e nei prossimi decenni e su quale città lasceremo a chi la vivrà in futuro. E quindi pensiamo che la questione del passante debba continuare a essere centrale, debba essere, continuare a essere agita e che questa cosa di, come dire, sono d'accordissimo quando si diceva smettiamola con questo, certo che siamo nimbi perché difendiamo la nostra terra, perché difendendo la nostra terra difendiamo il pianeta che viviamo, e da questo punto di vista questa mobilitazione si inserisce in un percorso più ampio di cui accennava anche Anna Clara, che vedrà poi nelle prossime settimane la COP di Glasgow, e su questo vorrei invitarvi al prossimo evento che come Bologna for Climate Justice stiamo organizzando, che si terrà il 18 novembre e parleremo appunto della COP26 che nel frattempo si sarà svolta e quindi avrà prodotto chissà quali miracolosi risultati che discuteremo. Li discuteremo con Elena Gerebizza di Recommon e con Francesco Pavin di Rise Up for Climate Justice, appunto con l'idea di avere, come dire, un punto di vista sia sul ruolo, come oggi abbiamo fatto questa cosa, no? Grandi opere ma mobilitazioni territoriali, il 18 novembre vorremmo discutere di ruolo delle multinazionali, ovviamente negativo, e ruolo invece dei movimenti in questa questione.